Giochi per bambini 2-3 anni. Oggi parliamo di cucina. L'angolo della cucina per i bambini 2-3 anni è fondamentale, anche perché lo vivono quotidianamente in casa con voi, mamma e papà, che siete lì a preparare da mangiare. Coinvolgiamo i bambini nell'attività della cucina perché è una cosa bellissima, soprattutto facciamogli mettere le mani in pasta. Detto questo, di cucine se ne trovano in commercio di diverse, legno, plastica, come abbiamo detto anche in altri video, preferiamo l'utilizzo del legno. Detto questo, vediamo cosa inserire nelle cucine dei nostri bambini. Quello che vi consiglio è di riciclare e tenere da parte tutto il materiale che utilizzate nella vostra vita quotidiana, quindi un bel brindisi con una bella bottiglia di birra artigianale. Stappatela, finite, poi la riattappate e la proponete al vostro bambino nella cucina. Perché? Perché è fatta di un materiale che è il vetro, che consente al bambino, insieme al metallo, insieme al legno, di fare un sacco di esplorazioni, oltre che quello del gioco simbolico, ma proprio tattili. Perché dico questo? Mentre la plastica, oltre per una questione ecologica, ma poi non dà al bambino diverse esperienze sensoriali, il vetro, il metallo e il legno gli consentono di sperimentare il freddo, il caldo, la fragilità del materiale, che se cade si rompe, e il bambino sperimenta anche che il materiale gli cade, si rompe e non ce l'ha più, la prossima volta farà più attenzione. A livello sonoro troviamo dei suoni differenti. E anche a livello di peso, quindi troviamo oggetti fatti in metallo che ricordano il suono del metallo, ma che hanno pesi differenti, perché il barattolo del caffè è più pesante e il contenitore del fruttino invece è più leggero. Troviamo materiali come la macchinetta del caffè, lo troviamo in commercio già di queste dimensioni, che si può aprire addirittura, e posso fare la stessa cosa che fa la mia mamma e il mio papà la mattina, se non hanno la macchinetta dell'espresso. Possiamo assemblare materiali e quindi contenitori con all'interno pasta, riso, legumi, eccetera. Se il bambino non ha ancora compiuto i 2 anni, sigilliamo il tappo per una questione di proprio materiale piccolo. Andando avanti nel gioco e giocando magari insieme al bambino, possiamo anche lasciare il tappo aperto, così che il bambino possa utilizzare veramente riso, pasta, legumi, eccetera, per cucinare la pappa per la sua mamma e suo papà.